che sulla nuova piattaforma mi faccio chiamare Drago 18 12 1996, per cui tutti coloro i quali sono ancora su WhatsApp, sì, su WhatsApp, su YouTube, vi saluto Maria, oggi sono un po' stanca. Tutti quelli che sono su YouTube, oggi possono trovarmi anche su Twitch. Oggi eccezionalmente, vero, ho mancato la parola data, perdonatevi, ve lo chiedo in ginocchio, ma solitamente farò sempre video dopo le 18. Questa è un'eccezione oggi perché avrei dovuto fare un meeting su Teams, che invece è saltato, quindi ho detto vabbè, sono troppo stanca per studiare perché sto a rincoglionirmi, sono proprio fusa oggi. 6 ore di lezioni mi hanno ucciso e niente, ho pensato vabbè, posso fare questo video qua, saranno un po' arrabbiati perché è vero che solitamente cerco di fare sempre video dopo le 18, però oggi non ce la facevo, iniziare a studiare, perdonatemi. C'ho anche il piede che mi fa male, vedete che metto la pomata al piedino malato. Comunque volevo parlare delle case a Colonia. Dunque, innanzitutto ho notato che a Colonia le case costano molto di più, cioè anche gli affitti costano molto di più. Tutto compreso, io a Praga pagavo su 400 euro, mettiamo tanto 500, ma non erano 500, e era tutto compreso. In più l'appartamento era quasi del tutto ammobiliato, ci mancava solo un tavolo, che vabbè, io me l'avevo messo un tavolo di plastica pensando che durasse un mese. Quel tavolo è durato quasi 5 anni, tavolo mitico dove ho studiato. Ho preparato anche la tesi di dottorato, quindi è un tavolo che ha portato bene, ha fatto il suo lavoro. Diciamo, l'ho poi smontato e buttato via quando ho fatto i armi e bagagli per venire qua a Colonia. Dunque, qui ho davanti a me una camera con le utenze escluse, si pagano 400 euro ed è di 14 metri quadrati, sempre qua a Colonia. Siete da sole, avete il vostro wifi e c'è un letto. Questo appartamento è arredato, forse per questo che costa di più, perché questo qui per esempio non era arredato, ho dovuto arrangiarsi tutto il mio ragazzo. La cucina c'era dalla persona che stava qua precedentemente, gliel'ha lasciata, si sono messi d'accordo, quindi probabilmente quando andremo via la lasceremo al prossimo che arriva. Comunque questo appartamento sembra molto carino nonostante il poco spazio, perché c'è il letto addirittura chiudibile. Ve lo metto qua su Twitch nelle informazioni. Oplala. Adesso non c'è neanche mia madre che mi guarda, che tristezza. Ho guardato questo, c'è addirittura l'armadio, avete anche una piccola parte, diciamo, del bagno, perché c'è un lavandino, c'è lo specchio. E poi non lontano c'è una doccia, è un posto molto tranquillo, vicino alle connessioni stradali, quindi vicino alla linea 1 che mi serve per spostarmi. Ho guardato questo qui e poi ho guardato quelli per il doppio del prezzo, più o meno cosa offrono per il doppio del prezzo, quindi circa 800-900 euro, no? E volevo farvi vedere, questi sono veramente piccoli, se riusciamo a trovare un appartamento per questo.
che li danno con il mobilio. Mi interessava guardare quelle senza mobilio, infatti. Allora, c'è presente un monolocale da 16 metri quadrati, però veramente costruito come un castello, quindi per questo forse paghi la struttura. Qua è veramente un sottotetto abbandonato. Ma c'è chi ha voluto prendermi in giro dicendo: ma tu vivi in questo schifo qua e tanto quanto. Beh, scusa, io non vedo perché devi prendere in giro la mia situazione. Dopotutto, cioè, essere in una brutta situazione può capitare purtroppo anche a Bill Gates, ma pure Bill Gates può perdere tutti i soldi, per cui non riesco a capire queste cattiverie. Però c'è una persona che ogni tanto ritorna e lo fa, ma contento lui. No, questo in realtà rispetto agli altri, non so se me lo apre, potrebbe essere una bella occasione. Io parlo di queste cose qua, delle case in generale, no? Ma per motivarvi, non per farvi star male o per dire: ah, non avrete mai abbastanza soldi, perché in realtà ci sono dei lavori con cui potete guadagnare abbastanza per stare in questi appartamenti, non vi credete? Dunque, questo è un appartamento di 45 metri quadri ed è ammobiliato. Quindi è per questo che costa così tanto, 950. Però è anche alcune utenze incluse, per cui meglio così. Si trova a Köln-Löwenich, che è un quartiere, e avete anche una terrazza. C'è un sofà, scusate, un armadio, un posto dove scrivere, una scrivania, una cucina, anche il piano di cottura, il frigo, anche la macchina la macchina lavapiatti e il microonde. Nel bagno c'è la doccia, anche c'è un piccolo garage per le biciclette e c'è la possibilità della connessione a internet, ovviamente. Posto tranquillo, centrale, c'è anche una buona possibilità di andare a fare la spesa perché ci arrivi molto vicino, c'è il benzinaio anche molto vicino, tutto 4 minuti, dai 4 ai 14 minuti, dipende come mi muovete, vi muovete e le condizioni del traffico. E poi una buona connessione anche con l'autostrada, questo potrebbe essere bello, cioè molto bello visto da dentro, però attenzione che le cose ammobiliate assolutamente vi costano di più, quindi io fossi per me mi prenderei i mobili da IKEA pian pianino, esattamente come abbiamo fatto noi. Poi io non mi vergogno a dirlo, in Germania qua se qualcuno fa un trasloco, non gli serve qualcosa, gli lasciano le cose per la strada e gli scrivono Zuverschenk, che vuol dire in regalo. Lasciano anche cose belle. Io ogni tanto prendo qualcosa. Se c'è qualcosa che magari è sporcato dalla pioggia, chiaramente non sono una maiala, lo lavo. Quindi, anche su queste cose di approfittare. C'è anche un armadietto, dipende che tipo di armadietto si considera, però io ho sempre saputo che in Germania qua gli appartamenti, almeno questo appartamento qua, è stato dato senza un mobile. Probabilmente ci sono con i mobili, però dipende quanto mi vengono a costare.
Se avete domande sulla Germania, scrivetemi, o qui o nel prossimo video. Io vi chiedo ancora veramente scusa se oggi ho fatto il video prima delle 18, ma non potevo fare diverso, cioè non potevo studiare. Adesso farò questo video, pubblicherò su tutto, poi mi so, farò un po' di pennichella, poi stasera mi metterò a studiare. Ok, guardiamo ancora un po'. Se qualcuno volesse comprare una casa a Colonia, quanto gli verrebbe a costare? Queste sono indicazioni di massima, eh? Allora, c'è una casa di proprio 220 metri quadrati come piano abitabile, invece diciamo di superficie quadrata, perché c'è anche il giardino, sono 867. Sono 7, penso che siano 7 stanze, zip sta per stanze, non lo so. C'è anche la cantina e il bagno per gli ospiti, e sono 3.280.000 euro. Oior, a Marienburg, presso Köln. Poi, beh, questo, cioè, confronto il primo, niente. A Elsdorf sono trattabili, sono dai 689.000, quasi 670, 690.000 euro, fino ai 720.000 euro, e sono circa 160 metri quadrati di superficie abitabile. Costano tantissimo, non ne avrò mai quei soldi. C'è un'altra casa stupenda a Köln, sono quasi 5 milioni di euro, sono 9 stanze e 440 metri quadri. Minchia, enorme. Capisco perché iniziate a preoccuparvi per le case, perché comprare casa qua, devo lavorare per le prossime 4-5 vite ed avere molta fortuna per avere quei soldi. Oppure, ragazzi, ho letto su Facebook, e quindi se su Facebook ci fidiamo, che chi è una madre apprensiva farà molta strada nella vita. Quindi, ragazzi, sto per sfondare, ragazzi, sto per sfondare, non so e ancora in che settore, ma farò fortuna, diventerò ricchissima. Ok, queste erano alcune notizie su quanto costano le case a Colonia. Se volete che io dia uno sguardone così anche per altre città, perché voi siete interessati a spostarvi, non so, nel sud. Lo faccio volentieri, perché semplicemente per il fatto che io un po' il tedesco lo capisco, ci do uno sguardone io per voi. Potrei fare lo stesso anche per la Repubblica Ceca, ma non so quanti interessi. Però nel caso voi fatemi sapere, io sono una che non sono una particolarmente egoista. Poi comunque, cioè, ci faccio un video e ci guadagno, quindi ci mancherebbe, cioè, l'egoismo proprio non avrebbe senso in questo frangente. Nel frattempo, domani sicuramente il video sarà fatto dopo le 18. Chiedo scusa ancora, è stato che ho fatto, poi ho detto mi ho sbagliato, però davvero cercherò di mantenermi sempre su questa linea, un video dopo le 18. Sperando che qualcuno di voi da YouTube venga qua anche a seguirmi sulla piattaforma Viola, la nemica di YouTube, che praticamente è la mia assicurazione per riuscire comunque a continuare a parlare, perché io credo che sia giusto dire esattamente tutto quello che si pensi, informare le persone sulle cose, non dire sempre ah, è tutto bello,
chi si lamenta è una carogna e quella su giù, perché chi si lamenta magari ha un motivo per farlo. Chiaramente anche a me piacerebbe avere una vita un pochino, aver avuto una vita un pochettino più regolare, essere riuscita forse a far vedere anche quello che valevo. Non ci sono riuscita, pazienza, però non è il caso di prendersi le randellate da chi pensa di sapere tutto, soprattutto gente che mi viene a dire, viene a correggermi la grammatica quando io scrivo scazzata, non lo so. Cioè, ma io gli ho pure risposto, ma io te, non ti devo dimostrare niente, non è che sei il mio professore o cosa. Dopo di questo se ne è stato zitto. Io non so se arriva per farsi cazziare, se è un masochista in realtà. Ma cioè, ma se sei uno schiavo, dillo subito che ti tratto come uno schiavo, cioè male, subito così, senza farmi troppi problemi. L'ultima domanda che vorrei farvi è sui capelli, come devo tenere i capelli, perché vabbè, ormai ho fatto questa cosa di tagliarli, ho preso la decisione di tagliarli, che non mi stanno poi neanche così male. Però come direste che mi stanno anche quando li avevo molto più lunghi, se devo lasciarli crescere, che sono, datemi un anno di tempo, cresceranno, in un anno crescono i miei capelli, statene pure sicuri. Li ho tagliati veramente tanto, infatti quasi non mi arrivano alle spalle, anche perché poi i miei sono un po' ondulati. E niente, di farmi sapere anche questo. Io vi ringrazio, vi mando un bacio, mi raccomando, iscrivetevi sulla mia piattaforma violacea, nuova di pacca, che se andiamo avanti così riusciamo a costruirci una comunità. Un bacio a tutti, ciao, buona giornata da Alessandra. Ciao!